Nicola Rossi, ci è arrivata una segnalazione da parte di un telespettatore che camminando per le vie centrali di Padova ha notato questa cosa. Negozi con aria condizionata molto alta, visto il grande caldo, ma con le porte aperte. E ci ha fatto notare questo, ha detto parlatene con l'associazione di categoria che facciano qualcosa, che intervengano, perché è evidentemente uno spreco. Assolutamente, tenere l'aria condizionata a palla e poi le porte aperte sicuramente uno spreco. E, diciamo che questo tipo di situazione non tocca proprio i nostri associati, perché le piccole imprese, i piccoli negozianti, cioè guardano ormai l'euro, cioè la situazione è veramente drammatica da un punto di vista economico. I costi energetici sono veramente pesanti per le piccole attività, per cui tenere climatizzatori a go-go e porte aperte nel caso dei nostri un po' osè. Voi come associazione di categoria ne avete discusso con i vostri associati? Ma sì, ne abbiamo discusso, ma non serve neanche discuterne, perché non c'è il discutere. Non è possibile, cioè quando si pagano bollette di migliaia di euro di energia, e questo ti impone di evitare certe situazioni non economiche.